Arrivano le telecamere sul territorio dell'Unione dei Comuni dell'Alto Serio. In che cosa consiste questo progetto? Beh, è un investimento grazie alla fattiva collaborazione e al reale aiuto da parte del BIM a noi quattro comuni. Sono circa 100.000 euro, che è un finanziamento a fondo perduto, per poter costruire un impianto di videosorveglianza nei nostri quattro comuni, da Valbondione, Gandellino, Valgoglio e Gromo. Saranno posizionate ben 24 telecamere. Un investimento decisamente importante nel quale abbiamo creduto e soprattutto ha creduto in noi il presidente Personeni e tutto il CDA per quanto riguarda il BIM. Queste telecamere poi saranno collegate a una centrale operativa unificata. L'intendimento è quello poi, naturalmente, innanzitutto saranno della stessa, diciamo, programmazione in uso al Tor, per cui è un unico sistema di videosorveglianza. Troveremo adesso il modo per far confluire i nostri dati nella stazione di controllo della Comunità Montana. Comunque è da parte nostra già il convincimento che è il vero completamento del programma iniziale fatto a suo tempo dalla Comunità Montana per meglio monitorare la valle e soprattutto mettere in sicurezza il nostro vasto territorio, soprattutto l'alta seriana, in cui l'estensione è tale per cui è più facile sfuggire al controllo dei carabinieri o delle forze dell'ordine. Per cui un momento molto importante saranno a supporto queste telecamere delle forze dell'ordine. C'è un altro progetto, sempre dell'Unione dell'Alto Serio, questa volta riguarda il piano di emergenza. Ecco, un altro intervento che abbiamo trovato nel BIM, la fonte di finanziamento, ed è stato realizzato dallo studio GEA, dopo aver approfondito l'analisi anche in fase di stesura degli studi geologici legati naturalmente ai PGT dei quattro comuni, sono stati analizzati naturalmente tutti i rischi su tutto il territorio, le infrastrutture, le risorse dei comuni da utilizzare in caso di emergenza, le valutazioni delle soglie di criticità, di allerta, prevenzione. È un modello organizzativo nuovo per la gestione delle emergenze e la definizione delle procedure standard. Naturalmente questo piano verrà presentato a breve, la gestione dell'emergenza sarà affidata alla Protezione Civile che fa capo alla Croce Blu di Gromo. Il costo della stesura del piano, posso dire, era di 39.650 euro, dei quali ben 25.000 ancora ottenuti a fondo perduto dal BIM. La rimanenza è stata suddivisa dei 14.000 tra i quattro comuni. Devo dire che ancora una volta l'attenzione sul territorio da parte del BIM e del suo presidente è stata notevole. Quindi noi siamo già a dimostrazione che la nostra attenzione è vanta la solidarietà di chi è vicino a noi, vale a dire il BIM, soprattutto nel credere che prevenire è sempre meglio che curare.